Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo video per oggi. Oggi siamo su un gioco nuovo che non mi aspettavo di vedere. Ho visto che già tante persone lo stanno scaricando da Google Play nonostante sia ancora in inglese, perché effettivamente questa è l'isola dei BTS. Conoscete sicuramente i BTS, non vi devo spiegare chi sono. Io ho diversi fan sopra Twitter che ho tra i follower che effettivamente seguono i BTS, quindi questo gioco potrebbe piacergli e allora ho deciso di provare a portarlo, a provarlo. È un gioco molto semplice, molto leggero e un pochino in stile giustamente puzzle game. Quindi arriviamo a 1000 like, condividere video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciare hashtag BTS Island qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo a vedere com'è fatto questo gioco. Mi raccomando, se arriviamo a 100 mi piace, potrebbe diventare una serie fissa e questo potrebbe essere un grosso problema. Direi di andare in avanti per adesso come guest e poi probabilmente andrò a linkare l'account solamente se diventerà una serie. Inizia la storia. C'è anche una storia da seguire. Almeno è senza scritte. Simpatica. Giustamente voi ne sapete molto di più dei BTS in confronto a me, quindi se vedete qualche comportamento particolare spiegatemelo voi, qualche cosa caratteriale che io non li seguo particolarmente. Quindi non saprei. Però carina la scenetta, mi piace. Ok, sono partiti al volo su una bellissima balena e si trovano su un'isola deserta. Ok, qui siamo già in grafica in gioco, eh. Si è alzato. Dove siamo? Ok. Sono tutti a posto? Stanno tutti bene? Madò. No, il mio equipaggiamento, Suga. Ok. Sembra un sogno che ci siamo salvati. Siamo tutti bene? Ok. Siamo su un'isola deserta, siamo persi. Oh oh. Ok, calmiamoci tutti. Non si è fatto male nessuno. Dovremmo provare a chiamare Bang PD adesso. Ok. Allora, in pratica è un gioco puzzle game, quindi molto semplice, molto simpatico, molto leggerino, giustamente per passatempo. Quindi spero vi possa piacere. Ogni tanto anche qualche format più classico. Ok, dobbiamo riuscire a prendere le 9 fragole, fare le combo. Giustamente ci sono anche oggettini che fanno le combo quelle lì. A spezzare, come vedete, quindi nessun problema. Addirittura ne è venuta una a forma di trottola che non so che cosa ha fatto, ma ha devastato tutto. Va benissimo. Giustamente la prima volta ci gioco, effettivamente, quindi non so neanche io cosa mi aspetta. Ok, ci ha fatto fare un giochino iniziale per far capire un po' come funziona. E adesso sicuramente ci farà capire che servirà per magari salvarli dall'isola o migliorare l'isola. Ok? Infatti ci dice che dovremo completare le missioni giornaliere per guadagnare stelline. Ok, guadagnando stelline possiamo andare a fare cose. Tipo adesso facciamo la missione chiama Bang PD, quindi la production loro. Cercheranno di chiamarla, quindi per andare avanti nella storia per forza dobbiamo farlo. Ok, hanno trovato il cellulare. Ok. Mi sento, ho scritto BTS dietro alla grande. Ok, vediamo un po' che gli dicono. Che è successo? Non sente nulla. No, il segnale è troppo basso. Cosa facciamo? Allora, posso selezionare una delle tre risposte. Cerchiamo di fissare la nave, quindi metterla a posto. Cerchiamo di guardarci intorno sull'isola. Prima andiamo a dormire e poi ce ne preoccupiamo dopo. Io direi, guardiamo prima intorno all'isola. Forse conviene prima, per trovare oggetti, persone, magari. Beh, no, non penso che sia così facile fissare la barca. E in effetti tu distruggi tutto quello lì che tocchi, quindi è meglio di no, dice. Ok. Giustamente è da riparare, gli dice di andare a dormire e tutto il resto. Alla fine andremo prima ad esplorare. Ci abbiamo tutti idee differenti, dice.
Ci divideremo in due squadre per cercare nell'isola. Giustamente. Va bene, andiamo a esplorare l'isola. Giustamente gli altri andranno a cercare di fissare la barca. Lol. Ok, molto simpatico. Dice anche un pochino di storyline. Allora, nice. Giustamente sale l'amicizia con quello con cui ho selezionato la risposta in maniera migliore. E giustamente salgono anche i premi del capitolo 1 facendo le missioni. Tipo, esplora l'isola. Ci fa fare il minigioco e poi ci farà andare avanti nell'esplorazione dell'isola. Ok, ci dice finalmente a cosa servono durante il caricamento questi oggettini importanti. Vai così. Fragole e foglie, ne dobbiamo fare 23. Giustamente, ci sta insegnando come si gioca. Questo stage è molto particolare che ha bisogno anche di fare combo importanti. Si può anche toccare sul punto specifico. Infatti adesso ci lascia liberi di giocare. Allora, all'inizio penso che darà un sacco di consigli per semplicizzare la cosa. E poi diventerà un pochino più complicato, presumo. Vediamo un po' se riusciamo a scendere così da far fare un po' più di rotture. Perfetto. Rompere linee di solito in questi giochi è la cosa migliore, specialmente agli inizi. Ok, questo l'avevo visto anch'io, non serviva che me lo indicavi, grazie. Facciamo la trottola. Vai, benissimo. Guarda che pulizia. Ok, una linea. Foglie. Potremmo fare anche combo, ma abbiamo già completato lo stage. Perfetto. Completato. Ok, qui addirittura ci fa vedere che con una combo fatta in questa maniera ci dà la bomba. Quindi potrebbe rompere degli stage in maniera molto più comoda e molto più ampia. Questi giochi sono sempre da imparare. Ok, abbiamo il nostro personaggino, anzi i nostri personaggini, e vediamo l'isola. Giustamente abbiamo completato, penso, la missione. Vediamo un po'. Usiamo la stella per andare a vedere l'esplorazione. Ok, possiamo anche fare un per due per accelerare un po'. Una costruzione! Ok. Quindi vuol dire che c'è qualcuno. Sta dicendo che loro sono i BTS, ci conoscete. Ti pare che sull'isola deserta conoscono i BTS? Ok, sembra aperta, proviamo ad entrare. Qualche momento dopo. Tutti tristi perché non c'è nessuno. Sembra abbandonata, in effetti. Anche coperta di polvere. Cosa è successo? Torniamo alla barca. Perfetto, quindi siamo ritornati e abbiamo fatto la missione e loro sono saliti. Olè. Comunque di un 1% ogni missione sale. Prima di arrivare ai regali ce ne vuole. Va bene, ripariamo la barca. Vai, facciamo la nostra missione per riparare la barchetta. Un giochino molto leggero, ragazzi. Per chi piace la storia e per chi capisce l'inglese, giustamente, per chi è fan dei BTS, potrebbe essere una cosina da provare. Giustamente qua ci fa vedere come funziona la combo con la bomba, che spacca tutto, veramente fantastica. Questa ce ne fa vedere addirittura un altro formato che sembra identico. Va bene, insegna quindi come funzionano. Allora, questa è una bella linea da 4. In realtà potrei farmi anche una di queste. Eccola qui. È spuntata la bomba, con cui abbiamo fatto anche linea. Top. Un'altra bomba si è formata, quindi spacchiamo di brutto. Olè, fatto già lo stage. Giustamente molto easy gli iniziali. Con buona velocità l'abbiamo portato subito a casa. E ci danno pure delle monetine che forse servono per comprare oggettistica o magari skin per i personaggi, che sarebbero abbastanza in tema essendo un gioco dei BTS. Ok, i caricamenti del gioco sono molto veloci, quindi ci levano anche da dover fare tagli importanti. Allora, vedo qui che c'è una N sopra una sorta di chat. Ah, quindi si può parlare anche con le altre persone e andare a trovare le loro isole. Interessante. Giustamente ci danno anche dei link per gli aggiornamenti. C'è anche la possibilità di creare il club. Che cosa? Ragazzi, qua se veramente ci stanno fan o fan femminili dei BTS, creiamo un clan, facciamo una pazzia. Vai, continuiamo. Repair the bot, visto che abbiamo fatto la missione. Ci sta? Should we start engine? Ok. Prova a far partire il motore. Ci credo poco e ci riesce, però. Ok. Ha provato, non sembra essere partita. Giustamente va a controllare anche lui. Mo' ha spaccato il motore, già si vede il fumo. Andiamo bene. Oh.
Sta provando ad accendere. Ecco qua, è esploso il motore. Beh, hanno fatto danno. Non si può far più partire, è esploso. Quando l'ha toccato lui è esploso tutto, come sempre, giustamente. Perfetto, quindi siamo riusciti ad andare avanti, ma abbiamo distrutto la barca. Ok, capitolo 1, giorno 1, ci daranno una missione nuova. Ok, facciamo un meeting con gli amici. Allora io farei quest'ultima partitina e poi andiamo avanti con la storia un'altra volta, però se volete il gioco. Quindi questo è un proviamolo, ragazzi, importantissimo. Vediamo un po'. Facciamo solo lo stage, il livello, che ci insegna giustamente che col quadrato si può fare la trottola. Benissimo. Ok. Toccando sulla trottola decide lui dove andare. Interesting. Quindi facendo così dovrebbe andare da un'altra parte. Ok, dobbiamo riuscire a prendere tutti i fiori. Quindi dobbiamo fare tutti i quadrati in pratica. Ci sta insegnando che è per fare questa cosa nella combo, nel livello. Abbastanza semplice per iniziare. Allora, non so se c'è uno shop. Voglio vedere al volo, mo che carica. E vediamo che ci dice. Il caricamento fa sempre sto segnetto con il blocco, come se non riuscisse delle volte a caricare immediatamente. Molto interessante. Forse deve collegarsi a dei server specifici. Allora, vediamo un po'. Queste monetine noi le possiamo utilizzare da qualche pizzo, una sorta di shop, un abbellimento. Ci sono i personaggini con i vestiti. Quindi i vestiti si possono trovare e probabilmente si possono anche acquistare. Forse è da sbloccare qualcosa per acquistarli. Ok? Quindi dobbiamo scoprire come si fa. Intanto vedo che addirittura possiamo andare a piazzare cose sul terreno. In questo caso possiamo spostarle. E ci sta insegnando che possiamo personalizzare la nostra isola. Molto interessante. Se abbiamo appunto oggetti di decorazione possiamo andare appunto a migliorare la nostra isoletta. Carino, carino. Quindi una sorta di minigioco per andare avanti nella storia. E poi un po' di Animal Crossing. Quindi facciamo bella l'isoletta. Carino, simpatico. Va bene ragazzi, questa era BTS Island. Ditemi qua sotto nei commenti se vi è piaciuto. Se arriviamo a 100 mi piace potrebbe diventare una serie ufficiale. Hashtag BTS Island per ricevere un cuoricino. E ci vediamo in un prossimo video di un proviamolo.